Nella seduta odierna del Consiglio regionale lei ha portato una mozione che riguarda l'arcidiocesi di Urbino-Urbania e Sant'Angelo in Vado, lo aveva già anticipato una settimana fa nel Consiglio comunale speciale che riuniva tutti i sindaci del territorio interessato. Sì, una mozione che purtroppo ho dovuto ritirare perché abbiamo visto che non vi era una convergenza delle forze politiche, innanzitutto il PD che è uscito dall'aula e la maggioranza che ha chiesto una sospensione e vedendo che non era convinta sulle finalità della mozione, nonostante la mozione era presentata da un po' di tempo, ho ritenuto opportuno ritirarla, però purtroppo la Regione Marche, il Consiglio regionale ha perso un'occasione per stare vicino al territorio, per tutelare quella che è un'arcidiocesi che purtroppo è in fase di smantellamento. L'arcidiocesi rappresenta non solo un elemento di storicità ed identità importante per il nostro territorio, ma anche ad anche una funzione sociale nel nostro territorio, e pensare che l'arcidiocesi di Urbino venga soppressa ai danni di quella di Pesaro è una cosa indicibile, e per questo io avevo chiesto, come ha fatto il comune di Urbino e come faranno i comuni dell'arcidiocesi, di attivarsi presso le entità ecclesiastiche affinché questa soppressione fosse scongiurata. Purtroppo il Consiglio non ha colto l'importanza di questa mozione, probabilmente vedremo se sarà il caso di ripresentarla, però credo che abbiamo perso un'occasione unica per il nostro entroterra che non si può difendere solo a chiacchiere, si deve difendere con i fatti, e quella è stata un'occasione purtroppo persa da tutto il Consiglio regionale. Però vorrei ringraziare i consiglieri Cancellieri e Dino Latini che invece hanno sostenuto sia nei loro discorsi che nella sottoscrizione della stessa mozione, per quanto riguarda Dino Latini, questa mozione e quest'atto amministrativo.